Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi ho messo a confronto foto e video di Galaxy S23 Ultra e iPhone 15 Pro perché sono davvero curiosissimo di scoprire con voi quale dei due è il migliore nel punta e scatta, quale gira i video migliori e in che condizioni e quale dei due riesce a tirar fuori le foto migliori sfruttando appieno le potenzialità dei rispettivi sensori. Ma prima di iniziare vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale. Operazioni che a voi non costano nulla, ma che a me danno un grandissimo aiuto. Sono del tutto consapevole che il rivale naturale di Galaxy S23 Ultra è l'iPhone 15 Pro Max, e non il 15 Pro presente in questo video. Tuttavia vi ricordo che il top compatto di casa Apple si differenzia dal modello più grande solo per lo zoom 3x al posto del 5x. Ottica da 77 mm equivalenti che a mio avviso torna spesso più utile del 120 mm del 15 Pro Max e che tra l'altro possiamo mettere meglio a confronto con il teleobiettivo da 70 mm equivalenti presenti su S23 Ultra. Paragone che ovviamente verterà anche su fotocamera ultra grandangolare principale, queste ultime del tutto identiche tra iPhone 15 Pro e Pro Max. Ma bando alle specifiche che potete facilmente reperire in rete e passiamo al commento dei risultati. Gli scatti ultragrandangolari diurni di questi due smartphone sono molto simili dal punto di vista qualitativo, con iPhone 15 Pro che mostra un approccio più naturale ed S23 Ultra che offre colori più vividi e contrasti più netti, il che non è per forza di cose un male visto che non sono in pochi a preferire delle immagini più vivaci. Tuttavia devo anche farvi notare che in fase di crop, specialmente osservando le nuvole, possiamo notare maggiore presenza di rumori e artefatti nel cielo di S23 Ultra. Nelle foto ultrawide a sera preferisco S23 Ultra, perché riesce a garantire foto un po' più definite, anche se frutto di una pesante elaborazione, e un miglior bilanciamento del bianco, con iPhone 15 Pro che ha ingiallito un po' troppo questa scena, seppure d'altro canto si è riuscito ad esporre meglio le alte luci. Prima di passare agli scatti delle fotocamere principali, voglio ringraziare Pitaka per avermi fornito queste bellissime cover per iPhone 15 Pro. Il modello Mag Z Case 4 è in fibra aramidica, compatibile con la tecnologia MagSafe ed è l'ideale se volete garantire un minimo di protezione al vostro smartphone senza andare ad impattare su peso e dimensioni, visto che queste ultime sono davvero irrisorie. Mentre nel caso vogliate una cover molto resistente e protettiva, ma al contempo stilosa, vi consiglio la Mag Z Pro 4. Sempre in fibra aramidica, sempre compatibile con MagSafe, ma decisamente più avvolgente e spessa, garantendo così un eccellente livello di protezione. Cover di Pitaka disponibili anche per i Samsung Serie S e che li rendono compatibili con gli accessori MagSafe. Link in descrizione per maggiori informazioni. Le foto panoramiche diurne realizzate in modalità automatica, tralasciando un caso a testa di palese sottoesposizione della scena, in tutti gli altri casi passano dall'essere piuttosto simili, con giusto qualche nota di colore in più che contraddistingue le foto di S23, a casi in cui il Samsung si allontana maggiormente dalla realtà, rendendo tutto più vivido e colorato. Approccio che può sicuramente essere apprezzato da chi desidera immagini già pronte alla condivisione sui social. Tuttavia bisogna anche sottolineare che se risulta piuttosto facile aumentare la vividezza dei colori nelle foto di iPhone, d'altro canto non è altrettanto semplice rendere più fedele alla realtà alcune foto del Samsung, smartphone dell'azienda coreana che in modalità automatica scatta 12 megapixel contro i 24 dell'iPhone, telefono di casa Apple che nel punta e scatta porta quindi a casa immagini molto più dettagliate, fedeli alla realtà, con meno rumore di fondo e meno artefatti. Le stesse scene osservate fino ad ora le ho volute immortalare sfruttando anche le massime potenzialità dei rispettivi sensori, con iPhone 15 Pro che può spingersi sino alla risoluzione di 48 megapixel nel formato Pro RAW, e Galaxy S23 Ultra che può scattare a 200 megapixel solo in JPEG e a 50 megapixel sia in JPEG che in RAW. Foto a 200 megapixel del Samsung che in condizioni di luce non perfette saranno anche leggermente scure, cosa a cui si rimedia facilmente in post, ma che mostrano una quantità di dettagli impressionante sia nelle zone centrali che in quelle marginali, surclassando nettamente iPhone in questo aspetto e dandoci la possibilità di realizzare delle incredibili panoramiche.
scattando in RAW anche con S23 Ultra, quest'ultimo la spunta ancora sulla definizione, seppure con un margine nettamente inferiore rispetto alle foto a 200 megapixel. Tuttavia, iPhone 15 Pro risulta più fedele alla realtà anche in questo caso, semplificando non poco il lavoro di post-produzione. Negli scatti all'imbrunire e in quelli a sera inoltrata realizzati con le fotocamere principali e in modalità automatica, le differenze cromatiche sono meno accentuate che di giorno, con iPhone 15 Pro che rimane comunque il più affidabile dei due dal punto di vista cromatico, seppure talvolta faccia meglio S23. Samsung che purtroppo in queste condizioni, tralasciando rare eccezioni, fa sempre pregio dell'iPhone su dettaglio, contenimento del rumore e gestione delle alte luci in modalità automatica. Sempre a sera e all'imbrunire, iPhone 15 Pro risulta più fedele alla realtà scattando nel formato Pro RAW, sia rispetto a se stesso in modalità automatica, sia rispetto ad S23 Ultra che con poca luce non riesce a mettere a frutto i suoi 200 megapixel. Situazioni di scarsa luce in cui fa sicuramente meglio con Expert RAW, che ci regala dei file più dettagliati e migliori per la post-produzione, seppure il livello generale degli scatti serali in RAW del Samsung sia sensibilmente inferiore alla controparte Apple, che risulta nettamente più consistente nei risultati. Nelle foto macro, sfruttando i sensori principali, S23 Ultra offre la possibilità di andare molto più vicino al soggetto grazie ad una distanza minima di messa a fuoco molto più ridotta. D'altro canto su iPhone 15 Pro possiamo notare un miglior contenimento del rumore di fondo. Mentre nell'interpretazione dei colori, sul giallo sembra più preciso S23 Ultra e sul rosso iPhone 15 Pro. Nei ritratti realizzati con le ottiche posteriori, S23 Ultra interpreta meglio le tonalità della pelle in condizioni di controluce, ma in tutti gli altri contesti e in tutti gli altri parametri, iPhone 15 Pro vince a mani basse, garantendo ritratti molto più veritieri, dettagliati e d'impatto. Le fotocamere zoom sono a mio avviso le più divertenti da sfruttare perché ci danno la possibilità di divertirci di più con la composizione delle immagini, escludendo alcuni elementi e ingrandendone altri, dandogli maggiore importanza. Tutte situazioni in cui trovo utilissimo uno zoom 3x compreso tra i 70 e gli 80 mm equivalenti, come per i teleobiettivi presenti su questi due smartphone. Zoom 3x di iPhone 15 Pro che, stando alla mia esperienza, si riesce a sfruttare di più di uno zoom 5x come quello del Pro Max, che spesso e volentieri risulta un po' troppo spinto, escludendo troppi elementi dalla nostra inquadratura. Ovviamente ci saranno delle occasioni in cui il 5x sarà la soluzione ideale, ma quando serve uno zoom meno spinto intorno al 3x, iPhone 15 Pro Max risulta inadeguato. Ed è per questo che preferisco l'approccio scelto da Samsung, che ci offre sia un teleobiettivo 3x che un 10x da utilizzare di tanto in tanto per andare vicinissimi al soggetto. Scatti 10x che vengono molto bene anche sul Pro Max, a differenza del più piccolo 15 Pro, che tuttavia con il suo teleobiettivo da 77 mm realizza foto 5x sensibilmente migliori di quanto non riesca a fare il 15 Pro Max a livello di ingrandimento 3x ottenuto con la fotocamera principale. Tutto questo per dire che il 15 Pro Max fa sì molto bene nello zoom spinto, ma abbastanza male nello zoom intermedio, coperto molto meglio dal più piccolo 15 Pro. Concluso questo ingarbugliato ma doveroso excursus, torniamo a concentrarci sulle differenze qualitative tra iPhone 15 Pro e Galaxy S23 Ultra, con entrambi che a mio avviso realizzano delle buone foto 3x, anche se va detto che quelle di iPhone risultano superiori in quanto a contenimento del rumore degli artefatti, ma parliamo di una differenza meno marcata rispetto a quanto visto nelle foto in automatico dei sensori principali. S23 Ultra che d'altro canto si rifà con la presenza di un secondo teleobiettivo 10x che ci regala delle inquadrature a mio avviso davvero d'impatto. Secondo teleobiettivo che rende davvero super versatile il comparto fotografico di S23 Ultra, che può quindi spaziare su moltissimi livelli di zoom.
strada del doppio teleobiettivo che a mio modesto parere dovrebbero intraprendere anche altri produttori, Apple compresa. I ritratti realizzati con le fotocamere frontali, nel complesso, sono leggermente migliori su S23 Ultra. Nei video iPhone rimane il re indiscusso. I filmati di S23 Ultra sono senza dubbio ottimi, ma non raggiungono la componente di realismo di quelli del 15 Pro, che fa meglio anche su gamma dinamica, fluidità nel passaggio tra le varie ottiche e contenimento del rumore degli artefatti. Le uniche consolazioni per il Samsung riguardano i problemi di lens flare dell'iPhone e il fatto che a sera il dispositivo di casa Apple preferisca usare spesso la fotocamera principale per le riprese zoom. Quest'ultimo un comportamento abbastanza fastidioso. Due difetti che tuttavia non possono controbilanciare a favore del Samsung tutti i vantaggi offerti dall'iPhone in ambito video, con la possibilità per il Samsung di realizzare dettagliatissimi video in 8K, che rappresenta una magra consolazione a fronte dei video in ProRes e Log che può girare l'iPhone. Due caratteristiche che insieme alla possibilità di cambiare fotocamera a riprese in corso, anche girando in 4K 60fps, sono molto più utili ai professionisti rispetto ai video 8K del Samsung, che hanno meno applicazioni pratiche. Tirando le somme su quanto visto, è impossibile non riconoscere la generale superiorità di iPhone 15 Pro, che, oltre ai vantaggi ampiamente sottolineati, garantisce anche una velocità di scatto notevolmente superiore. Latenza che non è mai stato il punto forte dei Samsung in ambito fotografico, aspetto sul quale spero di vedere dei miglioramenti su S24 Ultra, insieme alle migliorie che vanno apportate a livello di gamma dinamica e a proposito di contenimento del rumore di fondo e degli artefatti. Così come non guasterebbe un'impostazione che permetta di scegliere all'utente tra un profilo standard e uno più vivido. Con tutto questo, ovviamente, non voglio demolire il comparto fotografico di S23 Ultra, telefono che in questi mesi ho avuto modo di apprezzare tantissimo anche in ambito foto-video e che ha moltissimi punti di forza. Su tutti la versatilità dovuta alle quattro ottiche posteriori, l'eccellente fotocamera frontale e la quantità incredibile di dettagli che può venire fuori dagli scatti a 200 megapixel. Dunque, se possedete un S23 Ultra, non è il caso di cambiarlo solo perché perde in un confronto fotografico con il miglior camerafone in circolazione. Mettendo delle foto fianco a fianco, è normale che risaltino quelle migliori. Però foto e video di S23 Ultra prese singolarmente sono di ottimo livello. E poi ricordatevi che a fare la differenza siamo più noi che scattiamo che il telefono in sé. E le tante belle foto portate a casa con questo telefono ne sono la dimostrazione. Infine, vi ricordo che iPhone 15 Pro ha parecchi mesi di vantaggio su S23 Ultra e che per fine gennaio-inizio febbraio verrà presentato il nuovo modello. Quindi, fatta questa ulteriore considerazione, spero che abbiate apprezzato il mio confronto fotografico tra S23 Ultra e iPhone 15 Pro, dei quali vi lascio il link in descrizione per l'acquisto e per supportare al contempo il canale. Oltre al link per iscrivervi al mio canale Telegram, che vi consiglio di seguire per prendere visione degli scatti non compressi degli smartphone che recensisco e per non perdervi le migliori offerte relative al mondo della telefonia. E attenzione che non pubblico decine e decine di offerte al giorno come altri canali. Dunque tenete attive le notifiche, perché quando vi segnalo qualcosa si tratta sempre di sconti interessanti. Arrivati a questo punto vi chiedo di commentare il video con la vostra opinione. Oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone.
lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.